Questo è il grande miracolo che è avvenuto, che nonostante tutte le chiacchiere che ho fatto, sono riuscito a portarlo avanti questo lavoro. Gola dell'Infernaccio, un gioiello naturale incastonato nel cuore dell'Appennino ai confini tra Umbria e Marche. Qui per milioni di anni la natura sembra aver giocato con le forme. Ed è qui, in questa solitudine perfetta, che un uomo è venuto ad edificare la sua chiesa. Quando ha messo la prima pietra qui e che anno era? La prima pietra la misi nel 70, nel lontano 1970. Certo, da principio dico, mi dicevano, no? Dice, lasciamolo pure andare, ma dopo un po' di tempo vedrà che ritornerà, perché era una cosa impossibile, umanamente impossibile. Non sognava Padre Pietro. Qui, già intorno al 6-700, i primi seguaci di San Benedetto avevano posto la prima pietra e la montagna, oggi chiamata Priora, porta il nome del priore dell'antico monastero costruito dai monaci. Questa è nata nell'estrema povertà, come ai tempi di San Francesco. Quindi ho impegnato due valori che sono in disuso oggi nella nostra società, cioè la povertà, come San Francesco, e la fede. Pietra su pietra ha fatto tutto da solo? No, no, non diciamo così. Prima di tutto bisogna... Dice, hai fatto tutto te? No. Il Padre Eterno è Dio. Lui impresario, io operaio. Muratore di Dio. Adesso è tutto un viavai di gente. Cioè, c'è tanta gente viene a trovarla? Sì. Perché, secondo lei? Perché la gente oggi ha urgentemente bisogno di scoprire questi valori, specie i bambini, no? Se non altro si riesce nei bambini a creare il dubbio. Oggi loro non dubitano, hanno tutto, hanno avuto tutto. Adesso vediamo come andremo a finire. Me lo dica sinceramente, lei ha mai avuto paura di stare in questo posto da solo? No, paura no. Di che cosa paura? A me mi fanno più paura gli uomini che... Un sogno, un progetto d'amore che ha incontrato non pochi ostacoli e delusioni. Io avevo all'inizio tutti i permessi per poter fabbricare, quindi il comune mi aveva dato, anzi i sindaci erano tutti d'accordo, mi aiutavano in qualche modo. E poi qui a un certo momento si crea il parco e con il parco io divento abusivo e io non capivo il perché, come ho avuto tutti i permessi, come mai sono abusivo. E avevano una grande idea, volevano trasformare questo luogo in albergo, sempre il guadagno, no? Il denaro. E io ci restai molto male, ho sofferto molto. Come mai tanta ostilità? Forse perché non hanno capito questo grande momento di Dio. Non sono riusciti oggi, non si concepisce più che un frate vada lì e si metta a fare il muratore. Però hanno capito che l'impresario gira gira, non ne trovava un altro. The voice of Maria, estuna mia, that brings us forgiveness. Rejoice, sing out clear. Ave Maria. Padre, lei ha quasi finito la chiesa, siamo al campanile. Ecco, sì, dopo recupero tutte le mie cosette e ho pensato di fare anche lì il loculo, no? E c'è una caverna, c'è poi il loculo, mi ci misuro se ci sto, se sto comodo, perché durante la vita sono stato sempre scomodo.
quindi su questa campana ho scritto queste parole: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. O gli uomini riescono ad accogliere, ad accettare questo grande messaggio di Cristo, oppure noi andiamo incontro alla completa autodistruzione. Mentre dall'altra parte della campana ho scritto altre parole, e sono le parole di Giovanni Pascoli. Troppo odiammo e sofferimmo. Amate.